Simmers. Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra share. Ragazzi, siamo tornati dagli share finalmente, perché non vedevo l'ora di registrare questo episodio. Ebbene sì, ragazzi, avrete capito che siamo a Granite Falls. Vedete? Che bellissimo panorama, ragazzi. Io adoro questo scenario, mi piace tanto. Secondo me, è stato fatto proprio bene. Allora, dicevo però, pensiamo alle cose serie. Siamo qui, scusate, oddio, siamo qui con tre simmini, perché come potete notare nell'unità familiare si sono aggiunti due ospiti, che ora andrò a presentarvi ovviamente. Quindi, rapido rapido ragazzi, vediamo un po' da vicino questi ragazzi. Abbiamo il nostro, ovviamente, Harvey, in tenuta da campeggiatore, mettiamola in questo modo. Poi c'è questo simmino e quest'altro sim. Ora ci tengo a dire una cosa, ovviamente sono simmini del gioco, ragazzi. Io non ho voluto stravolgere eccessivamente la loro genetica, quindi magari dal punto di vista proprio della genetica ho ritoccato pochissimo. È più un lavoro più che altro, ecco, di skin, di, no, queste cose qua. Allora, il primo che vado a presentarvi è Jay Huntington III. Perché vi ricorderete ovviamente, per chi ha seguito anche gli episodi precedenti della Cher, che Jay in particolare è un grandissimo amico, è diventato un grandissimo amico di Harvey. Cosa i due abbiano in comune, ragazzi, io non lo so. Fatto sta che sono molto amici. Quindi il nostro Jay Huntington III, eccovelo qua in tutto il suo splendore. Poi invece, ragazzi, chi aveva fatto anche amicizia con il nostro Harvey? Beh sì, il nostro caro Akira Kibo, che è diventato veramente un figo, ragazzi. Vi dico la verità, mi piace tantissimo. Anche Jay mi piace, ma Akira ha conquistato in particolar modo il mio cuore. A cui io, ragazzi, ovviamente ho fatto un cambio look, perché non li potevo soffrire nella loro versione originale. Avevano alcuni vestiti, ragazzi, proprio da far rabbrividire. E quindi ho detto, vabbè, sì, sistemiamoli. I nostri cosa hanno fatto? Hanno organizzato l'addio al celibato del caro Harvey, basandosi ovviamente sui suoi interessi, quindi sapendo, ragazzi, che è un giardiniere, che ama stare all'aria aperta, eccetera, eccetera, hanno deciso di portarlo qui. Perché, ragazzi, ho pensato a questa idea qua? Perché in realtà è stato proprio un desiderio di Harvey, cioè Harvey mi era apparso il desiderio, prima di recarmi comunque con Lynette e Miko nel precedente episodio per festeggiare l'addio al nubilato, vai in vacanza a Granite Falls. Quindi ho detto, guarda, sfrutto questo desiderio barra capriccio per organizzargli l'addio al celibato, perché secondo me Harvey apprezza un fine settimana, un weekend di soli uomini. Io lo vedo, non lo so, ce li vedevo, ragazzi, mi piace l'idea. Quindi siamo arrivati, sono arrivati da poco, perché ho immaginato magari, ecco, dopo il lavoro, no? È sabato, fa anche abbastanza freschino, e loro hanno preso questa casettina qua, perché ragazzi, le comodità ovviamente, ma che potevano andare in tenda? Ma anche no, abbiamo 881 simoleon, non capisco perché siamo così pazzi, siamo poveri perché, ragazzi, la vacanza ovviamente costa quel che costa, e quindi Come potete vedere, io l'ho siamo in inserito povertà. Però qui in questa modalità aggiungi alla famiglia, quindi non hanno portato neanche un simoleon, e direi che si vede. Inoltre, volevo dirvi una cosa prima di iniziare proprio al 100%, ovvero che tutti mi avete praticamente consigliato di vendere tutta la roba di Harvey per avere un bel po' di soldi per modificare ulteriormente la casa, per fare un bel matrimonio. Quindi vi ringrazio per aver espresso il vostro parere. Quindi, mentre il caro vuole andare a cercare qualcosa, vincere una partita a carte, mentre lui vuole sfidare qualcuno a giocare a non svegliare il lama che dorme e andare a fare il jogging, il nostro ragazzi vuole chiacchierare con Jay. Quindi io immagino che tipo magari esprime ammirazione, gli dirà: "Guarda, io vi ringrazio, ragazzi, siete stati fantastici. Adoro questo posto. Grazie, ma figurati, maledetti insetti", tipo così. "Sarà una giornata bellissima, ne sono sicuro, un fine settimana meraviglioso." Esprime ammirazione anche verso di lui, perché ovviamente ringrazierà anche lui. "Ora avrò il sorriso sulle labbra per tutto il weekend."
Veramente vi ringrazio. Io guarda, invece ho proprio il terrore sulle labbra, il pensiero che qui non avremo neanche la connessione ad internet, hai capito? Niente computer, guardate lui, oh che noioso. Cerca di capirlo, dice Akira. È limitato, è fatto così. Vabbè, perché poi ragazzi non so, ultimamente loro non penso siano amici, detto tra noi, fatemi vedere. Ma lo conosci almeno? Perché ragazzi, io ovviamente non ho mai gestito loro, quindi non so. E infatti con Jay, come potete vedere, secondo me è molto credibile questa cosa. Cioè loro non si prendono tanto. Nel senso che sono usciti insieme qualche volta, però non è che abbiano legato poi molto. Perché hanno interessi diversi, secondo me. Lui è più, Akira me lo immagino, un tipo un po' più romantico, appunto, un po' così sognatore, mentre Jay invece, ragazzi, non è che sia tutto muscoli e niente cervello, no, non lo vedo in questo modo. Però ecco, lui è più un evasivo, del tipo ci si diverte, viva i money che ci hanno permesso di venire in vacanza. Sì, lui è più il tipo da mi diverto con le donne piuttosto che cercare l'anima gemella come loro, legarsi a una donna soltanto, cioè, no, non che sia un donnaiolo, per carità, è uno però che non vuole legarsi, appunto, è evasivo, ragazzi, quindi secondo me, sebbene con Harvey magari sia riuscito un po' a trovare, no? A legare un minimo, forse perché anche Harvey, ragazzi, è figlio poi di ricconi come lui, con Akira invece non molto, quindi sì, sono qua che... Beh, abbiamo preso l'aereo, io sono un po' stanchino, inoltre non sono qui per buttare l'immondizia o per fare monnezzate, cioè vorrei trovare anche della roba. Senti, guarda, qua a malapena prendere lo smartphone, quindi non essere un disco rotto, vedi di non inoltrarti nella foresta perché non vengo davvero a cercarti. Va bene ragazzi, ho capito, forse, non lo so, è il caso di iniziare a preparare qualcosa per cena, ok? Io propongo di preparare qualcosa, quindi togli queste interazioni buffe, che non frega niente a nessuno. Vieni qui e inizia a, per esempio, servire la cena. Oddio, dai, solo gli uomini, ragazzi. Wooster e fagioli. La musica cambierà quando mangeremo i Wooster con i fagioli. Puoi dirlo forse, anche secondo me. Io comunque non ci credo che abbia voluto organizzare questa cosa qui, Akira. Perché sì, poi fondamentalmente tutto è partito da Akira. Prendere l'aereo per arrivare in questo posto sperduto. Ma io non ti capisco, guarda. Sì, vabbè, senti, non iniziamo, a dare bidonate qua, ok? Lui sta preparando la cena, io vado a farmi un giretto per trovare qualcosa, fatti una corsetta, guarda, gli dice, perché secondo me ti schiarisci le idee. Infatti lui vuole andare a fare jogging ed è quello che farà. Vai caro, vai, corri, fatti una corsettina così ti passa, vai a fare jogging, vai vai, mentre lui, ragazzi, andrà a cercare qualcosina, perché poi, oh guarda un po', sei fortunato, scava. Sta proprio qui e osserva pianta di basilico, dai, osserva. Perché? Perché? No, ragazzi, ma stiamo scherzando? Scusate, ma io ho sistemato tutti i suoi abiti. Ma scherziamo davvero? Ma perché va in giro conciato in quel modo? Ragazzi, non è possibile, io avevo sistemato anche gli abiti da palestra. Va bene, viva nella natura, vai così. Ciao, ciao, è stato bello, eh? Non congelarti, mi raccomando. A contatto con la natura mi si è rincretinito il tizio, ragazzi. E io ti fai passare del tempo assieme stasera? Ma tuo padre che ti invita al locale notturno? Lui dice, no, guarda, papà, io... Secondo me, ragazzi, vuole parlargli, vuole convincerlo a non sposare Lynette. Cioè, del tipo, no, io non ho... Avete visto, erano scioccati. Imparentarsi con un pittore, con un pittoruncolo da quattro soldi. E quindi, secondo me, lo attira in un locale abbastanza giovanile, con la speranza che il figlio, no, abbocchi, perché magari nei locali che frequenta lui, no, Harvey non andrebbe mai. Però non... per quello, per quel motivo. E lui dice, no, guarda, io sono fuori, sono partito, quindi mi dispiace tanto, ma... Non ci sono, poi... È un po', secondo me, infastidito Harvey in questo momento, ragazzi. Cioè, non ha molta voglia di avere a che fare con i suoi genitori. Vieni qua, guarda, c'è questo se vuoi. Perché, sì, ragazzi, è rimasto male comunque del modo in cui hanno reagito quando hanno saputo... Mi fai soffrire però così. Io, ragazzi, non ci credo che questo... Cioè, io vi giuro che gli avevo fatto tutti gli abiti.
Ci ho messo ore per sistemarli tutti e due, anche i capelli ovviamente, e questo ora sta così. Ma ci rimani, bello mio, non Aggiungetemi. esiste. Presso il ruscellino qui dove c'è la casa. Proprio ragazzi, proprio molto dettagliata la descrizione che ha fatto il nostro Harvey. Vediamo un po'. No, volevo fare. Ecco, scusate, io me lo perdo sempre, non so per quale motivo. E dirà, dai, facciamoci una pescata tutti insieme. Oh no, no, di orso, ma c'era un orso, ma che cappero ragazzi, ma io non lo so, guardatelo, Akira sta proprio col plumo girato adesso, ma vi pare che qua deve esserci gente così scema che si veste da orso? Lo so, caro mio, lo so. E Jay che dice, ma io volevo diventare energico, lo so, mi dispiace tanto. L'addio al celibato del tuo amico, quindi fai quello che dice lui. Oh, ecco, brava Vanessa. Che questi tre da soli, secondo me, è proprio un disastro. Facciamo una foto al magico trio, ragazzi. Oh, che bella, una bellissima foto ricordo. Momenti, ragazzi, meravigliosi. Chi di loro pescherà? Chi tra loro tre pescherà qualcosa? Allora, io non scommetto niente su Jay, ve lo dico proprio. Ho più fiducia in loro due. Guardate se ora proprio lui a pescare per primo qualcosa. Niente. Forza Harvey, non deludermi. Conto nelle tue scarsissime capacità. Nel fatto che sei amante dell'aria aperta, dovresti avere una marcia in più. Una retromarcia, a quanto pare. Non peschi una fava. Perché non stai pescando nulla, Harvey? Dai. C'è un pesce proprio qua! Niente, ragazzi, la desolazione. Dai, tra poco, dai, fino alle 9, poi dopo basta. Harvey, sono il primo a pescare un pesce, ragazzi, io lo sapevo! La differenza, notare? La differenza tra Jay che pesca un tronco di legno. Perché sì, ragazzi. E Harvey che si intasca il pescetto. Ma non è meraviglioso? In tutto questo, Akira che sta qua e dice: ma quando si mangia qui? Quindi, ragazzi, la pesca si è conclusa in modo anche abbastanza, per Akira, proprio schifoso. Cioè, i pesci sono troppo scaltri per lui, ragazzi. Rendetevi conto, si fa fregare anche dai pesci. Quindi, i nostri ora verranno qua. Per quanto fa schifo sto coso? 6 ore, dai, ancora è buono. Oh, finalmente si mangia. Cosa hai preparato quindi? Ma veramente hai preparato sta roba? Ma io, sai, sono uno sportivo, devo mantenere una certa forma fisica. Oh, ecco, l'unico che si isola. Perché? Siediti qua, caro mio, guarda. Fidati, puoi farlo. Puoi anche prendere il piatto, non è difficile, eh. Mangia. E nel frattempo fatevi una chiacchierata. No, vabbè, ragazzi, ora lo abbatto, sto tizio, vi giuro. Akira, siediti. Oh, ok. Si faranno una chiacchierata, perché secondo me Jay dice, allora, dopo cena, racconta una storia sensazionale, anche a lui, tipo di scudi degli interessi, dopo cena so già cosa potremmo fare, non siamo dinosauri che andiamo a dormire, non sono neanche le 10, quindi partitella, volevo farla di basket, ma non ho trovato un campetto, quindi visto che siamo al sicuro dai pipistrelli, che ne dite di una partitozza, eh? A chi, com'è qua? A non svegliare il lama che dorme. Ti unisci anche tu, ovviamente, vero? Kibo? Non iniziare a fare il lama, lo sai che si chiama Akira? Eh? Comunque sì, dopo aver sistemato, perché no? E lui, ma devo anche lavarmi il piatto? Sì, beh, oddio. E lui, beh sì, dai, una buona dose di creatività, Jay, quel gioco. No, io avevo ben altro in mente, a dire il vero. Volevo fare una partita a carte. Il vostro destino sarebbe già scritto perché me la cavo alla grande. Ora non sono come con la pesca che sono una schiappa. E iniziamo, ragazzi. Iniziamo, vedete le note musicali, ve l'avevo detto. Qui proprio. Veramente, ragazzi, immaginate, che bello. Scherza, vero? Quel sorrisetto che ha sulle labbra non è vero. Ma certo, sono serissimo. Ho studiato anche dei libri per vincere meglio a carte, eh? E nelle giornate di pioggia ho passato ore ed ore ad allenarmi, oltre a leggere quei libri. Mazza, caro, che libri hai letto? Vabbè. Quindi,
Lui dice: ok, va bene, abbiamo fatto un bel viaggio, godiamoci tutte le possibilità che questo meraviglioso posto ci offre, anche Jay, ragazzi. Vediamo se anche Harvey, vabbè, Harvey va in bagno a lavarsi il piatto, perché ovviamente sono sempre unici. Tu hai scavato le rocce, ne hai scavate 50, quindi direi basta così. E su, dai, cerchiamo di fare una partita. Dove stai andando? A casa tua a lavare il piatto? No, ok. Allora, dunque, sì, sfida qualcuno, ok. Quindi cambia gioco, non svegliare il lama, ovviamente, che dorme. E il nostro sfiderà tutti e due. Dai, puoi farcela, Jay. Perfetto. Quindi sfida un sim, Harvey e Akira. Dai, ragazzi, vabbè, lo sapevamo, insomma, è inutile fare sorpresi. Caro, dovresti raggiungere il tuo amico, Flautolento, dov'è? Forza su, so che non hai speranze, è inutile che ti nascondi in bagno. Vieni e accetta la sfida. Ok, va bene, dice lui. E magari Akira. Harvey, forza, stiamo iniziando. Ed Harvey, arrivo, arrivo. Guarda, ti straccerò perché sono un mago a questo gioco. Non senti l'aria che si sta facendo pesante, eh? Anch'io la sento. Harvey, ti prego, caro, non unirti al coro perché non sarebbe proprio una bella cosa. Eccovi di qua, ragazzi. Notare? No, vabbè, anche Harvey doveva unirsi, eh? Certo. Che sinfonia, ragazzi. Che espressioni poi concentrate. Guardate il nostro Harvey. Ve l'avevo detto, guardati, senza neanche guardare, eh? Beh, cappero, te la cavi! Ma anch'io, come puoi vedere. Vabbè, ok, la sfida è fra loro due, Harvey, più che altro, ragazzi. Vabbè, ci provo anch'io, guardate, non sono fantastico anch'io? No, Jay, proprio tu! Ah, lo sapevo che Huntington avrebbe perso. Chi è il lama adesso? E lui... Secondo me, Kibo, hai tamburi nel cervello. Caro, fino a una certa, perché alla fine fai tanto lo sbruffone e poi impara a conoscere Harvey. Ma la vedo più che altro una cosa, magari proprio relativa al matrimonio. Cioè, nel senso, lui dica, senti, dimmi una cosa, perché io devo capirti veramente. Ma come ti va? Ma la vita è un gioco e tu vuoi unirti con una donna soltanto per tutto il resto della tua vita? Ma guarda che è bellissimo condividere il cassettone. Inoltre non è che uno può sempre andare in giro con gli amici a fare partite di baseball. Guarda, quando dici così sembri un robot, veramente. Quella donna ti ha trasformato, capisci? Non fare l'orso in casa, già so che poi diventerai un rannocchio chiuso in casa tua senza uscire mai con gli amici o fare altro. Che cosa io, un rannocchio? Ma non ci sperare proprio, guarda, io sarò sempre sul pezzo. Uscirò con voi anche durante le giornate di pioggia. Non è che trasferendomi a casa di Linette mi sono rammollito. Anzi, vi ho conosciuto proprio vivendo lì, se ci pensi, caro. Quindi, caro Jay, sta dicendo, non pensare... Eh sì, io avrò anche svegliato il lama, ma qua l'unico lama sei tu. E guardate Akira, me lo guarda. Ma perché ha invitato anche lui? Perché? Cioè, perché ho invitato io anche lui, più che altro, perché Akira l'ha invitato tu, e vabbè. Lo so, caro, gli amici e anche questo. Allora, caro mio, tu vorrevi fare una partita, vincere una partita a carte, quindi cambia gioco, carte. Va bene, nel frattempo che voi chiacchierate di sciocchezze, sta dicendo, gioca, facciamoci una partita. E poi Linette è dolce come un muffin, non farebbe mai nulla di così sgradevole. Ok, così abbia di logica, che bello, devi sviluppare la logica. Piuttosto, ma non è che potevamo ordinare una pizza da ste parti? Lui, ma Kibo, ma sei rimbambito, sta dicendo Huntington, ma qua non prende neanche il cellulare, come la ordiniamo una pizza? E poi chi te la porta? L'orso che hai incontrato prima? Ok, va bene. Quell'orso mi ha traumatizzato molto, quindi non scherzarci su. Ok, va bene.
Ma guarda, io sono veramente un'immondizia a giocare a questo gioco qua, quindi non ho molte speranze. Che pensava che venissero qui con l'auto a portarcela, ma non perdiamo tempo a prendere mosche, su. Quello che ha cucinato il nostro Harvey va più che bene. Notare, ragazzi, Akira, che per fare una mossa ci sta mettendo 54 secoli. Sta studiando i suoi avversari. Cavolo, sei molto serio. Avanti, Akira, lasciati andare. Chi vincerà questa sfida? Comunque, questo gioco veramente è una monnezzata. Non era più divertente quello che ho proposto io, eh? E poi, comunque, cosa farai una volta sposato? Preparerai anche pasticcini, eh? Ma perché la mia vita futura matrimoniale ti sconvolge tanto? Il fatto che io abbia condiviso il cassettone con una donna ti fa credere che perderò tempo a prendere mosche? Beh, non è così. Già ti vedo a cucinare manicaretti, è così triste. Mi lascia come una statua. Ok, va bene. Allora, dunque, sei imbarazzato perché hai perso. Tu hai vinto? No, ovviamente no. Quindi chi ha vinto? Harvey? Ma la partita è ancora in gioco. Cioè, state ancora facendo la partita, ragazzi. E comunque non è la morte di nessuno, è legarsi, capisci? Anzi, è una cosa molto molto bella. Ok, va bene, sto dicendo. Dovresti scrivere anche tu un nuovo capitolo della tua vita con qualcuno. La musica cambierebbe. Ma stai scherzando? Io non voglio perdere tempo a prendere mosche come te. Figurati. E Akira dice, vabbè, possiamo fare... Facciamo, vi chiedo la rivincita, ma non hai proprio vinto, sei stato sconfitto. Avete interrotto la partita così, perché vi state distraendo con i discorsi sul matrimonio. Quindi forza, basta, rimanete concentrati. Vede, lui magari cerca di cambiare argomento, fai una conversazione profonda. Condividere con una donna, condividere solo il letto, nient'altro. Vabbè, ora non esagerare, non è la morte di nessuno sposarsi, no? Sì, parli così tu, ma invece è vero. Guardarti che bel sorriso sulle labbra che ha l'idea di sposarsi. Eh sì, ragazzi, lo ammetto, sono veramente, veramente felice. Anche se devo dirvi la verità, sono rimasto molto infastidito dai commenti della mia famiglia. Eh? Sono abbastanza adulto da scegliere il mio di futuro. Beh... Ci credo che tuo padre voleva caricarti sull'aereo e portarti a casa. Sa che cucini muffin, non lo so. Avrei fatto lo stesso. Oddio, quante chiacchiere. Non è la morte di nessuno se un uomo cucina muffin. Giusto? Eh sì, diciamo che Jay me lo immagino leggermente più maschilista, ragazzi, eh. Per quello, ma se ti pieni di soldi, è normale che ha saputo che non ti sposi con una riccona, Harvey? E quindi, no? Teme per il futuro del tuo patrimonio. Del resto, da quando vivi con lei, vai avanti a film, serie TV e videogiochi. Sei uscito dai giochi tu, caro? Ah, sì, tutta festa. Vabbè, insomma, ragazzi, non si sa questi che cappero facciano. Vi dico la verità, quindi basta così. Perché direi che a questo punto, che c'è qua? Sali di livello in forma fisica. Va bene, vuoi andare a fare una corsetta pre-nanna? Dai, vai a fare jogging prima di andare a dormire. Vabbè, io inizio a prepararmi per la notte, perché sono le 3, voglio dire. Quindi sì, direi che è proprio il caso. Ma fai jogging dentro casa? Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto? È perché ha freddo probabilmente, vabbè, io non ho parole. Ok, ragazzi, sono le 9:30 del mattino, il nostro è sceso per preparare la colazione, ma lascia stare tutto il resto, non ti interessa? Oh, vuole chiedere un appuntamento, che tanero. No, caro, no, non serve. E quindi sì, uova strapazzate con pancetta. Perché hanno bisogno, ragazzi, di energie. E l'altro? Oh, basta con queste partite a carte, caro mio, fidati, non fanno per te. Abbiamo visto che non te la cavi neanche con quelle. Quindi vieni qui, raggiungilo qua. E ovviamente, ragazzi, ho sistemato nel frattempo off camera il look da palestra di Jay, ragazzi, perché mi faceva soffrire proprio vederlo senza. È anche il giorno della nuova abilità. Quindi io volevo approfittarne, ragazzi, perché lui deve assolutamente sviluppare la logica, il giardinaggio. Quindi volevo, no? Dargli un po' da fare. Tanto che ci mette a fare due punticini. No, lascia stare, posa il piatto, perché lui chiamerà a tavola i suoi amici. Poi, ovviamente, ragazzi, Jay non penso risorgerà tanto presto. Vabbè, dai, però potresti risorgere, su. Ma che ti chiama a tavola, ragazzi? Buonanotte. No, prendi una porzione. E poi te lo dico subito: siediti qui. E secondo me, ragazzi, lui in questo momento condivide lo spirito
Oggi, come dire, oggi ho proprio voglia di fare un sacco di cose e si entusiasma per l'aria aperta. Ma non sentite che aria fantastica che c'è qui? È meraviglioso e sono così Ma felice. Chris? Ma certo, sapevamo che ti sarebbe piaciuto questo posto. Quindi un bel fine settimana fuori. Wixen. I Oh no, ragni, tutte le sembra che stiamo in creature che prison. potremmo incontrare fuori da qui. Please don't Ah, che move. meraviglia, le Small. bellezze del mondo. Va bene, Ooh, ok. E già dice, ma io non amo molto. Ecco, ragazzi, la spiga. Piove. Tutto quello che potremmo fare è una cippa lippa, perdonami, ma piove! Non possiamo fare un pelo di niente! Io volevo farvi accendere il fuocherello, volevo farvi giocare qua! Oh, Dio, ragazzi, che stress! Però vabbè, mi dispiace. Dovrete farlo sotto l'acqua, giusto proprio tra noi. Non ci fermerà nemmeno la pioggia! Che cosa piove? No, 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 non mi vedrete, mi si gonfiano i capelli, capisci? Mi dispiace, caro, ma ti tocca. Quindi non è che toglieresti i piatti di tutti, però, no, eh? Perché hai tolto il suo? Ma vabbè, ragazzi, ma stiamo scherzando, io non ho parole. Harvey, ti prego, caro, pensaci tu. E poi, abiti, cambia abito, fa un certo freschetto, quindi rimetti questi. Jay? Guardate come lo guarda, è proprio una perfetta donnina di casa. Togli anche i piatti. Ma Jay, non farmi il maleducato, perché ti arriva una testata. Allora, dunque, tu hai fatto? Forza, abiti, cambia abito. E anche tu fa un certo frio. Vai, cambiati. Ok. Allora, lui vuole andare a cercare una rana, però io prima volevo, sinceramente. Oh, vabbè, guarda, sta proprio qui. Cerca rane. Volevo intanto. Eh sì, effettivamente, però la chioma così si rovina. Gioca con. Vai con Harvey. Forza, Harvey, non ci deve fermare la pioggia, perciò andiamo. Sfidozza con l'ombrello. Oh, vabbè, con l'ombrello. Guarda, in questo sono veramente un mago. Maledetti insetti, lo so. Ma che ci fai con quell'ombrello? Dai, sta dicendo lui. Ma lui, caro, è già in anzitutto un terzo, ovvio che usa l'ombrello, stiamo scherzando. Vai, concentratissimo proprio. Sbrigati, Akira, partecipa. Sì, vuoi raccogliere un metallo? Caro, non è che sei venuto qui per raccogliere roba, eh? Ora, un po' sì, ma non esageriamo. Una rana leopardo. Però dai, mappa del tesoro, rana leopardo da 100, ragazzi, complimenti. Quindi dona al tuo caro amico, anzi, gli fai un regalo. Dai, fagli poi un bel regalino. Allora, che dici? Sconfiggeremo Jay, ma com'è possibile? Secondo me è truccato, sì, vabbè. Come no? È che secondo me sei una schiappa, Jay, poi alla fine della fiera. Vai. Tocca ad Akira, vai Akira, concentrati. Quasi, eh? Vedi? Me la cavo sicuramente meglio di te, Jay. Se fra sti due ragazzi c'è una rivalità pazzesca, una cosa inquietante, vai. Ok, bene. Ok, Harvey, caro, dammi una gioia, vai. Mostra loro come si fa. Come con la pesca, vai. Fa proprio schifo, Harvey, mamma mia. Una tristezza infinita, ragazzi, vabbè, pazienza. Vabbè, dai, basta, lasciate perdere la partita, perché è vero che piove, ragazzi, però magari accendi, non morirmi, Arve, ti prego. Mi affido a te perché tu sei quello un po' più. Racconta una storia di gruppo. Anzi, no, secondo me la racconta lui, ragazzi. Racconta una storia di gruppo, una storia di avventura sul possente capitano Flint. Dai, a tutti e due. Ho acceso un po' il fuoco sotto l'acqua perché sono un genio, vai! Sedetevi però! Non potete sedervi? Allora, c'era una volta un pappagallo. E lui, un pappagallo? Sì, era il pappagallo di un temibile pirata. Sapete, proprio, no? Aveva proprio tutto, tutto l'occorrente per essere un pirata. Proprio ad hoc. Ed era diretto verso un vulcano. Perché sapeva che c'era un'armata? Guardate Harvey come se lo guarda. Ma che cacchio
tipo così, no? Eh sì, vabbè, è una storia un po' particolare, Harvey. Ora, non essere. Non fare il difficile. Del tipo, secondo me l'acqua gli è entrata tipo nel cervello. Vabbè, non fate difficili, su. Cercava un'armata di eroi. E soltanto il pappagallo sapeva indicargli la via. Sono arrivati al vulcano e con la loro nave sono atterrati lì vicino. Atterrati con la nave, beh, alla ricerca di questa armata. E il comandante, il capitano dei pirati, ha scrutato l'orizzonte alla ricerca di questa armata magica. E alla fine, sapete cosa è successo alla fine? Cosa? Boh, non ho finito di leggere la storia. Bravo, complimenti! È una storia che non vale un fico secco. Bravo, lui, ma io non capisco perché ce l'hai raccontata se non hai finito di leggerla. Beh, non lo so nemmeno io. Ok, va bene. Allora, Jay dice: no, guarda, ti racconto io una storia seria adesso. Una fiaba su un serpente incantato, perché io so perfettamente. Ma potete sedervi, però, siediti. No, eh? La racconto io perché tu non sei capace, lascia fare a me. Ok, dice lui, va bene. Siediti. Allora, se ti siedi qua fai anche più bella figura. Ma la racconti però la fiaba o col fatto che vi siete seduti è finito tutto quanto? Tu guarda, fai una cosa però, caro. Allora c'era una principessa, ok? Ascolta me perché io so perfettamente. Aggiungi un ciocco tu intanto, invece di tirarglielo. Ok? E questa principessa doveva andare in sposa ad un cavaliere. Possente, forte, un po' come me, no? Una principessa fighissima, bellissima, insomma, quelle che piacciono a me. Ok, abbiamo capito. Soltanto che all'improvviso un maiale magico si è messo in mezzo e ha lanciato una maledizione al cavaliere. E quindi la principessa non ha più potuto sposare il suo cavaliere. E la principessa è rimasta fregata, o meglio, il principe è rimasto fregato. Perché invece di ritrovarsi poi la principessa, si è trovato un maiale, no? Che aveva trasformato il cavaliere, ovvero colui che doveva diventare re. Capite? Io che dovevo diventare re, ma è una tua storia passata, caro. Cioè, di qualche tresca finita male, non lo so. Trasformandolo in un ranocchio. Dai, a questi ranocchi si è fissato. Quindi, colui che doveva diventare re, all'improvviso, valeva meno di niente, avete capito? Eh? Secondo me, lui è stato tipo mollato all'altare, ragazzi. Ecco perché è diventato così cinico. Per quanto concerne l'amore, però devo dire che la storia Arby ha apprezzato molto di più la storia di Jay, ragazzi, sì. E quindi secondo me va anche un po' a indagare questo aspetto del tipo: ma senti, Jay, toglimi una curiosità, ma per caso la storia era tua? Cioè, nel senso, hai avuto qualche delusione amorosa? Non hai perso tempo a prendere mosche e sei stato mollato all'altare? Ma figurati, io ho mollato all'altare. Uno come me, guarda, non mi ferma neanche la pioggia. Figurati se può fermarmi una donna che mi lascia all'altare. No, sai, mi avevi dato questa sensazione. E Akira, beh, effettivamente anche a me. Non vorrei far scoppiare una guerra con questa domanda. Ma figurati, guarda, no? Per me è come bere un cappuccino, mio caro Arby. Ok, va bene, ragazzi, abbiamo capito. Quindi la vacanza sta per terminare. E direi che terminiamo anche l'episodio, ragazzi, perché, cioè. Io, queste mi fanno scompisciare, ve lo dico proprio Abbiamo sinceramente. ragazzi Accompagnato il nostro Harvey nel suo addio al celibato, che non è andato male, è stata una cosa carina perché poi, ragazzi, Harvey io me lo immagino comunque una persona tranquilla, cioè magari ha fatto tanti bagordi quando era più giovincello, prima di mettersi con Linette, e ora ha apprezzato molto la tranquillità di questo posto, le bellezze della natura, il pescare, trascorrere un po' di tempo con i suoi amici sotto l'acqua, vabbè, perché sotto l'acqua, però a raccontare storie, a giocare a carte, insomma, si è divertito, ragazzi. Ecco, intanto vi mostro che Jay finalmente ha un abito. Perché, ragazzi, mi faceva veramente troppo soffrire vederlo conciato in quel modo. E quindi ora potrà tornare a casa molto più sereno di prima, ragazzi. Ha trascorso un giorno indimenticabile. Quindi si avvicina al matrimonio, ragazzi, ovviamente, si avvicina sempre più. E io non vedo proprio l'ora. Ma prima ci sarà un'altra cosa che i nostri hanno in mente di organizzare, ragazzi. Quindi sì, non ci sarà ancora il matrimonio nel prossimo episodio, ma una cosa carina comunque, non vi preoccupate. Arriverà, presto arriverà, non preoccupatevi.
Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Mi raccomando, andate, ragazzi, nei loro canali, iscrivetevi, ma soprattutto potete trovare il link al forum di SimSaga, perché vi ricordo che gli share comunque sono nati con loro, sì, perché sono una mia creazione di personaggi, però vi ricordo che la casa è stata creata dalla mia amica Tati, andate anche nel suo canale, ragazzi, mi raccomando, trovate sempre il link nella descrizione, e tra i canali che seguo, quindi andate lì. Potete trovare ovviamente anche il link, ragazzi, delle sue creazioni al sito, da cui poter scaricare le sue creazioni fantastiche. Quindi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi auguro un fantastico fine settimana, ragazzi, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui lo guarderete, fatemi sapere se vi siete divertiti in compagnia di Harvey e dei suoi amici, e vi mando al prossimo episodio, ragazzi, vi rimando al prossimo, ovviamente, torneremo ovviamente sempre in casa Cher, e c'è una cosa carina da organizzare, non vi dico nulla, un abbraccio forte sul Simmers. E non...